Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Stavolta non sono qui in veste di videomaker, più o meno, però sono qui per farvi i miei più sinceri auguri. Finalmente siamo arrivati a Natale, questo significa che è passato un anno. Abbiamo passato un anno insieme con vari tutorial, con vari video, varie avventure. È stato un anno bello ricco sia dal punto di vista mio professionale che devo dire anche dal punto di vista del canale, che è cresciuto grazie a voi, grazie al vostro sostegno, grazie ai vostri like, grazie ai vostri commenti e grazie anche ai vostri dislike, che comunque mi permettono di capire dove posso migliorare e dove posso offrire un servizio migliore a tutti quanti voi. Molti di voi saranno in famiglia, molti di voi saranno in viaggio in Italia o all'estero, alcuni di voi magari, ahimè, stanno lavorando, ma io non volevo farvi assolutamente mancare i miei auguri. Da me Babbo Natale è già passato, devo dire che quest'anno il Natale da me è stato bello grasso. Due strumenti tecnologicamente molto avanzati che mi aiuteranno tantissimo nel mio lavoro, di recentissima produzione, perlomeno per quanto riguarda il Tilta Nucleus Nano. Per la GH5S sapete un po' tutti che è già uscita da forse quasi 2 anni, però obiettivamente per me è nuova, è nuovissima, e quindi questo è quello che conta. E io farò una recensione poi di questa macchina fotografica, ma oltre a una recensione vi parlerò anche dei motivi perché ho scelto una GH5S con sensore micro 4 terzi rispetto che anche l'Ambita Alpha 7 3 versione 3 con sensore full frame, e poi vi farò anche una recensione del Tilta Nucleus Nano. Vi rinnovo quindi i miei più sinceri auguri di Natale con un caloroso affetto che cerco di inviarvi tramite questo video. Non volevo assolutamente mancare il giorno di Natale. Spero che il vostro Natale sia caldo, caloroso, passato in famiglia, passato con i vostri cari, passato con i vostri amici, che i vostri desideri si stiano realizzando e soprattutto che Babbo Natale quest'anno sia stato anche con voi perlomeno generoso. Devo dire che il mio Babbo Natale è stato autofinanziato, quindi vale un po' a metà, ma chi se ne frega ragazzi, è stato sicuramente un buon Natale. Ci vediamo alla prossima ragazzi, vi aspetto per il nuovo anno e buon Natale!